Benvenuti a questa prima edizione di Subacquea Senza Frontiere. Eccoci qua, siamo qua con il nostro super subacqueo che ha stampato un tempo che non si vedeva in queste piscine da tempo, ma per confermare la qualità dei nostri subacquei, di come insegnano ai ragazzi ad andare, è stato veramente velocissimo. Te l'aspettavi così la gara? Un po' più difficile, un po' più facile? No, secondo me è un po' più difficile, solo quando ho attraversato il cerchio. Hai avuto paura, sei stata convinta, hai fatto tutto? Com'è andata? No, ero convinta che potevo riuscirci, anche se l'idea di dover passare nel cerchio un po' paura. Sofì, te com'è andata? Ci hai fatto un tempo bellissimo, eh? Sei in lizza per la finale, adesso vediamo l'ultimo turno, ma probabilmente ti tocca un altro turno. Com'è andata? Bene. Ti è piaciuto? Ti sei divertita o hai faticato un po' a un certo punto? Sono divertita. Beh, in realtà è stata bellissima, solo che io morivo di freddo, anche perché era gelata. L'acqua è un po' freschina, però cioè, se c'è un bel sole che picchia, vi scaldate subito. Eli, com'è andato questo esercizio? Sei stata bravita, hai fatto un buon tempo, eh? Mi hanno dato dei piedi in faccia. Sono perché... stato io, credo di sì, perché tu. Ma ragazzi, la difficoltà è anche quella, quando ci sono tre subacquei che devono cercare degli oggetti, vero? Poi tu li avevi tutti sparsi, dimmi un po', dove ce li avevi, dove li erano messi? Uno di là e uno di là. È stata anche sfortunatissima, comunque hai fatto un ottimo tempo, bravissima. Ragazzi, siamo qua con il nostro campioncino subacqueo, veramente ha stampato un tempo. Ma come ti spieghi che ci hai messo meno a fare la finale, che aveva una prova in più e il percorso più lungo rispetto a prima? Perché mi sono impegnato di più, questo. Il percorso magari lo conoscevi già, eri più a tuo agio, hai trovato subito tutti i pezzi? No, ho avuto molta fortuna perché erano abbastanza tutti vicini. E come diresti questa esperienza, per consigliarla ad alcuni che adesso fanno la loro prima immersione? Cosa gli vuoi dire? Di non avere paura, che tanto ci sono i maestri che sono ottimi. Bravissimo, grande Edo, un grosso applauso, sei stato davvero bravissimo.